vi auguro quindi i migliori lavori e do la parola al primo dei relatori, che è l'assessore Bugli. Prego, assessore. Grazie, buongiorno. Io partecipo volentieri a questo giorno perché rappresenta la conclusione di questo master che spero possiamo annoverare fra le cose buone che hanno prodotto dei risultati per delle persone che possono poi andare a lavorare anche su questi temi. È parte di una strategia precisa a carattere istituzionale, ma fatemi dire anche un po' a carattere politico, della Regione Toscana, che in questi anni ha perseguito e persegue, mettendo queste cose non nello spontaneismo dell'azione politica e istituzionale, ma proprio all'interno di alcune norme, la prima, la 69, la nostra vecchia, tra virgolette, legge sulla partecipazione, e ora che abbiamo reinserito ulteriormente nella nuova legge sulla partecipazione, la numero 46, che abbiamo recentemente approvato e che conferma la scelta e la rafforza di mettere attenzione alla formazione. In modo particolare in questa seconda legge, in questa nuova legge, anche in base all'esperienza della 69, per noi era una legge sperimentale a tutto tondo e che per quello aveva anche una sua vita ben definita fin dall'origine, insistiamo sulla formazione, in modo particolare insistiamo sulla formazione delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione, perché ci sembra che un'idea della partecipazione efficace dei cittadini alla costruzione delle politiche pubbliche non si possa che fondare non sull'improvvisazione, sullo spontaneismo della partecipazione stessa, che va pur bene, ma che, diciamo, in una normativa, in un processo decisorio a carattere istituzionale, essa si debba basare sull'attivazione di competenze specifiche, professionali, interne ed esterne a quella che è la macchina pubblica e poi oggetto della decisione. In quest'anni e con questo master, che è un frutto di una convenzione fra la Regione e gli Atenei, che penso abbia funzionato, vada corretta, rivista per alcuni aspetti, ma che nella sostanza, diciamo, debba permanere, si prova a essere, non abbiamo la pretesa di esserlo, ma si prova ad essere una frontiera, diciamo, abbastanza avanzata di quelle che sono le politiche e le strategie per una nuova e diversa concezione della partecipazione. In quest'anno avevamo tante incognite in questo percorso, perché non lo sapevamo fare, perché era cosa nuova, perché avevamo una legge nuova, perché... e però possiamo dire che in quest'anno, diciamo, ci siamo fatti anche tante esperienze e il giudizio, io penso, possa essere ritenuto positivo un po' da tutti, sia da quelli più convinti della primora, sia da quelli più scettici che lungo il cammino poi, diciamo, hanno ricondotto il ragionamento a quello che deve essere e hanno portato a una nuova legge che noi crediamo, nell'auspicio, sia più matura, sia più solida e possa anche consegnarci ulteriori percorsi positivi per il futuro. Per noi il termine di partecipazione viene affermata e riaffermata nella legge toscana e più che altro vorremmo fosse praticata come un'idea che si fonda su un principio ben preciso. La partecipazione è una fase che precede
La decisione non è un momento che sostituisce la decisione tocca poi a quelli che sono i titolari chi ne ha la legittimità. La partecipazione, se la scaviamo bene, se la facciamo di alta qualità, se la facciamo anche con passione, direi, e non in modo ragionieristico, può essere, è stato dimostrato anche nella nostra prima esperienza, che è uno strumento che ci dà possibilità di migliorare le decisioni e ci dà anche possibilità di arrivare non dopo ma prima alle decisioni. So che, diciamo, queste possono essere delle banalità per tutti voi, ma però ci vanno ridette, perché fra dirle, praticarle e farle essere una realtà c'è un abisso, e credo che noi bisogna lavorare su questo abisso. Voi dovete lavorare su questo abisso, perché sia la politica ci deve credere, deve impostare questi meccanismi, ma poi non si possono lasciare aleatori fatti di slogan, fatti di parole, e non perseguirli nella pratica quotidiana di quello che è la difficoltà di un processo partecipativo, che coinvolge tante persone, coinvolge tanti enti, e se lo sappiamo fare bene probabilmente ha un risultato migliore e più efficace che farlo con tanta buona volontà e magari ognuno di noi anche con degli auspici e dei fini che invece il professionista dedicato proprio per mestiere si riesce a sgombrare, si riesce a liberare e quindi a condurre. Io penso che su questo la politica ha indugiato poco, penso che invece bisogna starci di più con la testa, perché altrimenti in una società complessa e ramificata come la nostra, poi in questi percorsi si immettono, diciamo, pesi, contropesi, politiche, tendenze, eccetera, che invece con un supporto diciamo qualificato possono essere in qualche maniera sì considerate, perché fanno parte del lievito della società e della collettività, ma ricondotte in un ambito che ci porta a un risultato migliore e prima. Quest'anno, con questa nuova legge, noi mettiamo un punto più marcato sul concetto nostro di dibattito pubblico, e spero possa, come dire, essere la frontiera più interessante anche nel nostro paese per ragionare di queste cose. Su questo penso vi soffermerete e penso, diciamo, che sia poi un nucleo fondamentale la nuova normativa a cui fare molto riferimento e cominciare a lavorare pancia a terra un po' tutti. L'altra cosa però a cui tengo a dire, e ho concluso, è che in questa nuova legge percorsi, diciamo, condotti sulla partecipazione diretta, popolato bene partecipativi non demagogici e non vuoti, ma di processi partecipativi veri. Credo che questa sia una nuova frontiera, si vede tutti i giorni quanto spesso sia come dire, sfruttata la parola partecipazione anche sulla rete in un modo che voi più di me saprete definire quanto improprio e quanto lontano dai canoni e dai processi partecipativi che un master come il vostro avrà senz'altro approfondito. Io credo che siamo un po' anche fuori tempo massimo
per affrontare queste cose, ma il fatto che la Toscana abbia con un articolo della legge provato a entrare un po' a gamba tesa anche su questo, penso possa essere considerato un fatto positivo. Vi chiederei per il percorso a venire una punta di attenzione marcata su questa cosa, perché ritengo possa essere fondamentale per i prossimi anni, per tutti i processi partecipativi, in modo particolare per quelli che coinvolgono i giovani, che diciamo sono anche quelli fondamentali per il futuro. Grazie.